Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Ecco che cos'è la cultura per Letta. 8 milioni e 400 mila euro a Firenze, 5 milioni all'anno al Museo Maxi di Roma, 3 milioni per altri musei romani, 75 milioni di euro per risanare i debiti, 110 milioni per cinema e fiction, 1,3 milioni a 103 fondazioni e il Nord per il governo non esiste. Prima abbiamo sentito dal Ministro l'importanza di questo decreto e di questa legge. E questa invece è una legge che pare mettere tutti i soldi sui funzionari, sulla burocrazia che appesantisce ancora una volta le strutture che dovrebbero invece valorizzare. Noi siamo assolutamente contrari e presentiamo questo emendamento. E da ultimo mi sia consentito anche un'osservazione. Qualche giorno fa furono nominati 4 senatori a vita per altissimi meriti nel campo sociale, culturale e scientifico. Avrei tanto voluto avere il conforto della loro opinione in questa discussione, per togliere anche al Paese il dubbio che non siano stati eletti o nominati dal Presidente della Repubblica solo per i voti di fiducia al governo. Qui si parla di cultura. Dove sono questi nostri colleghi a vita? Siamo in Italia, dove il turismo, i turisti che vengono in Italia vengono soprattutto per le nostre bellezze archeologiche e monumentali. Di conseguenza il fatto di inserirlo in questo ministero doveva essere il rilancio di forse di quella che è la più importante iniziativa, la più importante macchina economica del paese. A nostro avviso, confortati anche da autorevoli commentatori, quindi non siamo solo noi a dirlo, del settore, non possiamo non temere la riproposizione di vecchie situazioni del passato, dove a fronte di grandi investimenti organizzativi e gestionali ha fatto sempre riscontro un'assordante carenza di risultati ed è sotto gli occhi di tutti. Pur propagandando nel titolo del decreto, non c'è traccia di alcuna disposizione o finanziamento che riguardi il turismo. Ancora una volta non si fa nulla o poco per la cultura e per il turismo. Grazie. Soldi riperite con accise a dir poco bislacche e non proprio originali. Ubriacarsi costerà una fortuna, però farà cultura. Nessun o pochi euro per i beni culturali del Nord. E questo non è una buona cosa, signor Presidente. È una discriminazione di cui avremmo fatto volentieri a meno. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.